Ragazzi, siete stanchi di fare i soliti elfi, nani, halfling e umani varianti nelle vostre sessioni di Dungeons & Dragons quinta edizione? Non vi preoccupate, perché oggi vi farò vedere 5 razze veramente, ma veramente particolari, che sono anche belle forti. Siete proprio fortunati. Iniziamo! Plasmoide, presente nel manuale Spelljammer Adventures in Space Astral Adventurer's Guide. I plasmoidi sono esseri amorfi molto simili alle melme, e infatti melma è il loro tipo di creatura. Già questo privilegio di razza è molto importante. Non essendo umanoidi, non possono essere influenzati da abilità o incantesimi come charm su persone o dominare persone, che devono avere appunto come bersaglio un umanoide. Per comandarli serviranno abilità e incantesimi di livello più alto, che possono bersagliare tutti i tipi di creatura. L'essere delle melme si riflette anche in delle specifiche resistenze. Hanno infatti resistenze ai danni da acido e da veleno e vantaggi ai tiri salvezza per non essere avvelenati. Questo privilegio è principalmente utile per tutte le classi che prendono spesso i danni, ossia quelle da mischia. Nonostante i plasmoidi non abbiano organi del solito tipo, i loro corpi sono composti da cellule, fibre, plasma e nervi. Grazie ai loro nervi possono percepire luce, calore, consistenza degli oggetti, suoni, dolore e vibrazioni. In termini di meccaniche di gioco, ciò ci concede la scurovisione, privilegio utilissimo che, come sapete, ci concede di vedere al buio senza dover occupare una mano con una torcia o costringere qualcuno ad avere e utilizzare l'incantesimo luce. I plasmoidi parlano spingendo l'aria fuori da alcune cavità tubolari che possiedono e che si restringono o allargano per produrre il suono. Infatti possono parlare comune e un altro linguaggio a nostra scelta. Inoltre queste creature respirano assorbendo ossigeno attraverso un'altra serie di pori, ma ne hanno bisogno di meno rispetto alle razze più comuni. Infatti possono trattenere il respiro per un'ora. Ottimo privilegio nel caso di esplorazioni o combattimenti subacquei, oppure nel caso ci sia un gas velenoso o qualche altro effetto dannoso nell'aria. Nonostante il fatto che sono delle melme senza una forma fissa, possono modellare il loro corpo per adottare una forma simile a quello umanoide, modellando degli arti abbastanza forti e flessibili da afferrare e manipolare armi e strumenti, e irrigidendo gli strati esterni dei loro corpi in modo che possano indossare abiti e accessori. Tutto ciò è molto utile per non perdere le possibilità che l'equipaggiamento, magico e non, può offrire. Inoltre possono estrudere uno pseudopodo lungo 3 metri dal loro corpo, che possono utilizzare per manipolare un oggetto, aprire o chiudere qualcosa, o prendere un oggetto molto piccolo. Non possiamo farci più di tanto con questo pseudopodo, ma tanto per fare giusto un esempio, può essere utile per aprire una porta senza abbandonare le armi che abbiamo in mano. Il fatto che possano modellare il corpo si riflette anche in un privilegio che gli permette di stringersi in uno spazio piccolissimo, fino a 2,5 cm, utilissimo durante le parti esplorative del gioco. Inoltre hanno vantaggio ai tiri di lotta, opportunità molto importante per tutte quelle classi che vogliono lottare con efficacia. Gli ultimi due privilegi di razza rimasti riguardano la velocità, che è pari ai normali 9 metri, e la taglia, in cui abbiamo l'opzione di scegliere tra media o piccola a seconda di quello che è meglio per il personaggio che abbiamo scelto. Dunque, la maggior parte dei privilegi del plasmoide è di carattere generale, ma ce ne sono alcuni che sono più adeguati per determinati tipi di classe. Ad esempio, la resistenza ai danni è più utile per i combattenti da mischia, e quindi direi di togliere tutte le classi che non lo sono. Inoltre, abbiamo l'opportunità di avere vantaggio alle prove di lotta, utile a tutte quelle classi che possono utilizzare questa tattica con efficacia, come barbaro, guerriero, paladino e monaco. Inoltre, possiamo stringerci in spazi molto piccoli in modo da esplorare con più facilità. Le classi che ne traggono vantaggio sono quelle che solitamente operano come scout, come il monaco che abbiamo appena detto, ma anche il ladro e il ranger. E quindi questa è la lista delle classi per cui vi consiglio di utilizzare questa razza. Arengon. Introdotto nel manuale L'oscurità oltre Stregolumen e successivamente inserito anche in Mostri del Multiverso. Questi umanoidi conigliosi sono bipedi, con la pelliccia che può assumere una grande varietà di colori. Oltre all'aspetto,
con i conigli condividono tutta una serie di tratti, come i sensi acuti, che in meccaniche di gioco si riflette nel concederci la sempre utile competenza nell'abilità percezione. Inoltre le loro gambe leporine sono potenti e piene di energia. Infatti gli Arengon possono salterare in giro durante il combattimento, tra l'altro senza provocare attacchi di opportunità, molto utile per quelle classi che non vogliono restare in mischia con i nemici o che al contrario vogliono avvicinarsi a loro più velocemente, dato che questo privilegio non consuma il normale movimento. Altro privilegio con riferimento alla loro natura conigliesca consiste nei loro agili piedoni, che ci permettono di aggiungere un D4 a un tiro a salvezza su destrezza che abbiamo fallito, potenzialmente trasformando un fallimento in un successo. Questo privilegio è utile per tutte le classi, dato che i tiri salvezza su destrezza sono molto comuni. Gli Arengon sono originari della Selva Fatata, il piano dei Folletti, dove incarnavano lo spirito di libertà e di viaggio e parlavano il Silvano. Col tempo, questi conigli si sono trasferiti in altri mondi, portando con sé l'esuberanza del regno delle fate e imparando nuove lingue mentre viaggiavano. La loro storia ci offre quindi dei buoni spunti per la scelta del linguaggio extra che ci concede questa razza. Per tagli e velocità valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto per i plasmoidi. Ultimo, ma non meno importante, e anzi molto potente, è il privilegio che permette agli Arengon di aggiungere il loro bonus di competenze in iniziativa. E non credo neanche di dovervi spiegare perché questo privilegio è fortissimo. Per quanto riguarda gli Arengon, non ci sono privilegi di razza particolari che mi fanno indirizzare verso una classe oppure un'altra, e quindi mi sento di consigliarveli per tutte le classi disponibili. Leonide, presente nel manuale Mythic Odysseys of Theros. I leonidi sono creature umanoidi simili ai leoni, infatti una pelliccia molto spessa ricopre i loro corpi e ad alcuni crescono folte criniere che vanno dall'oro al nero. A livello di privilegi di classe, leonidi possono scegliere di essere competenti in una delle seguenti abilità: atletica e intimidire, dato che a molti di loro piace combattere, sia verbalmente che fisicamente. Provano infatti piacere nelle discussioni, nella lotta e persino nel combattimento, godendosi l'opportunità di esercitare la mente o il corpo. Percezione e sopravvivenza, dato che sono di natura nomade e quindi devono cacciare ciò di cui hanno bisogno. La scelta di una di queste abilità, oppure di un'altra, può essere più o meno utile a seconda del personaggio, a parte per percezione, che come abbiamo detto poco fa per la Rengon è utile per tutte le build, quindi questo privilegio è sicuramente top. Sempre come conseguenza della loro natura selvaggia, i leonidi si muovono con una velocità superiore al normale, possiedono infatti 10,5 metri di movimento per turno. Inoltre tra i privilegi troviamo anche la scurovisione, che abbiamo già spiegato essere un privilegio di razza molto potente. I leonidi tendono ad essere alti rispetto agli umani. La loro taglia infatti può essere solo media e non piccola. Inoltre possono produrre dei ruggiti spaventosi. A livello di meccaniche di gioco, i ruggiti spaventano i nemici entro 3 metri da noi che non superano un tiro salvezza basato sulla nostra costituzione. Nonostante costituzione sia un'abilità che deve essere sempre alta in ogni personaggio, il range di solo 3 metri di questo privilegio lo rende utilizzabile con efficacia solo ai combattenti da mischia. In specifico che i leonidi non si devono esprimere solo coi ruggiti che contraddistinguono il linguaggio della loro razza, ma possono parlare il linguaggio comune. Sebbene le mani dei leonidi siano agili come quelle degli altri umanoidi, queste creature hanno artigli felini retrattili che possono estendere all'istante. Questi artigli vengono considerati come colpi senza armi che infliggono danni taglienti basati su forza. Essi possono essere utili come piano B quando il nostro personaggio viene disarmato o quando vuole effettuare un attacco addizionale con una mano libera, ma normalmente useremo le armi manufatte che sono più efficaci. Dunque, sebbene alcuni privilegi del leonide siano di carattere generale, alcuni come gli artigli, la taglia e il ruggito richiedono un combattente da mischia. Meglio ancora se basato su forza, quindi vi consiglio questa razza per Barbaro, Guerriero e Paladino. Però potremmo utilizzarla anche per il Ranger e il Monaco, dato che, anche se queste classi sono basate su destrezza, l'unica cosa che si basa su forza dei privilegi del Leonide è gli artigli, che alla fine sono un po' inutili al caso. Tortle, originariamente disponibile nel PDF, The Turtle Package,
poi inserito nel manuale Explorer's Guide to Wildemount e infine aggiunto i mostri del multiverso. Come si vede dall'immagine e si capisce dal nome, i Turtle sono una razza di umanoidi simile a tartarughe, che infatti possiedono un grande guscio sulla loro schiena. Il guscio, da un lato, rende la forma dei loro corpi incompatibile con quella delle armature, ma dall'altro le protegge, fornendo loro una classe armatura di partenza pari a 17. Questo privilegio è fenomenale, dato che permette a molte classi di spegnere destrezza, ossia di non doverci investire, dato che la nostra classe armatura non dipende più da essa. Veramente importante! Il guscio, tra l'altro, è considerato come una casa per queste creature, dato che è in grado di contenere l'intero corpo del Turtle. Se effettuiamo questa azione in gioco, otteniamo più 4 alla nostra classe armatura, vantaggio ai tiri salvezza su forza e costituzione, svantaggio ai tiri salvezza a destrezza, e ovviamente diventiamo proni, non ci possiamo muovere e non possiamo effettuare reazioni o azioni eccetto quella di emergere dal guscio. Questo privilegio può essere molto utile come pulsante di emergenza per quando abbiamo bisogno di un'extra difesa, dato che stiamo attendendo che il resto del party sconfigga la minaccia nel frattempo. Per quanto riguarda la taglia, possiamo decidere tra la media e la piccola, mentre la velocità è la standard di 9 metri. Altro che tartarughe, siamo veloci come gli altri, fanculo! Il popolo dei Turtle vive su molti mondi, il più delle volte stabilendosi vicino alle coste e lungo i corsi d'acqua, e nonostante non siano ottimi nuotatori, sono in grado di trattenere il respiro per più di un'ora. Questa capacità è molto utile, come abbiamo già spiegato quando abbiamo parlato dei plasmoidi. I Turtle non hanno una storia unificata sul come sono stati creati, ma hanno tutti la sensazione di essere misticamente connessi al mondo naturale. Attitudine che si può riflettere in diversi modi, tramite la competenza in un'abilità tra addestrare animali, medicina, natura, percezione, furtività e sopravvivenza. Come detto per i leonidi, la scelta di una di queste abilità può essere utile o meno a seconda del personaggio, a parte per percezione, che è utile per tutte le build. E sempre come i leonidi, possiedono degli artigli, con cui fare degli attacchi senza armi. Allora, qua ci sono diversi privilegi buoni, tuttavia quello più succulento, quello che ci fissa la classe armatura a 17, senza dover investire in destrezza e tra l'altro permettendoci, se vogliamo, di impugnare uno scudo. Quindi escluderei quelle classi che sono competenti già nelle armature pesanti, come paladino e guerriero, e anche l'artefice, dato che magari ha bisogno di incantare il proprio equipaggiamento. Inoltre, toglierei anche quelle classi che comunque devono investire in destrezza per essere efficaci, come ad esempio il monaco, il ranger e il ladro. E raga, so che ho escluso 6 classi su 13, che comunque è meno della metà. Tuttavia per le altre, poter non investire in destrezza, spegnere una caratteristica, è veramente importantissimo. E quindi la scelta del Turtle si rivela per loro super top. Autognomo. Presente nel manuale Spelljammer Adventurers in Space Astral Adventurer's Guide. Gli autognomi sono esseri meccanici costruiti dagli gnomi delle rocce. Il loro tipo di creatura è quindi costrutto. Di conseguenza, non essendo umanoidi, non possono essere influenzati da abilità incantesime come charm su persone o dominare persone, come spiegato per i plasmoidi. Il fatto che siano esseri meccanici porta inoltre tutta una serie di benefici, come la resistenza ai danni da veleno, l'immunità alle malattie, vantaggio ai tiri salvezza contro paralisi o veleno e il fatto che non hanno bisogno di mangiare, bere o dormire. Raga, che dire, le varie resistenze e immunità ci rendono molto più durabili in combattimento e il fatto che non hanno bisogno di nutrirsi ci avvantaggia durante l'esplorazione. Benefici ottimi per tutti i personaggi. Essere dei costrutti, in teoria, porta anche degli svantaggi, come quello di non poter essere curati normalmente. Per fortuna che gli gnomi delle rocce hanno pensato anche a questo. Infatti gli autognomi si possono curare in modo efficace con l'incantesimo riparare, ma anche con i normali incantesimi di cura. Che top! Le componenti interne utilizzate nella produzione di un autognomo possono variare notevolmente. Uno di loro potrebbe avere un vero cuore pulsante nella cavità toracica, mentre altri potrebbero essere alimentati da polvere di stelle o intricati meccanismi o orologeria. A livello di meccaniche di gioco, questa versatilità li rende competenti in due strumenti a nostra scelta. Raga, sull'utilità degli strumenti ci sarebbe troppo da dire.
Quindi se volete sapere cosa si può fare di figo con essi, scrivetemelo nei commenti che vi faccio un video dedicato. Tutti gli autognomi sono però costruiti con un involucro corazzato, che ci permette di avere una classe armatura pari a 13 più il nostro modificatore di destrezza anche quando non indossiamo armatura. Grazie a questo privilegio, tutte le classi possono raggiungere livelli molto alti di classe armatura senza indossare alcunché. Questo vale anche per guerriero e paladino, dato che possono essere costruiti puntando su destrezza. L'unica eccezione potrebbe essere l'artefice, che magari preferisce usare un'armatura per potersela incantare. Un autognomo somiglia al suo creatore, fatti di taglia piccola come gli gnomi, e la maggior parte di essi sono stati programmati per parlare e comprendere lo gnomico. La loro velocità è tuttavia di 9 metri, e non di 7,5 come per i loro creatori. Perché essere lenti non piace a nessuno? Doppio fanculo! Gli autognomi sono infatti stati costruiti per avere successo nelle loro missioni, e oltre che nella velocità e nelle cure, questo fattore si esprime anche con un apposito privilegio di razza. Esso ci permette di aggiungere un numero di volte al giorno pari al nostro bonus di competenza, un D4 un tiro per colpire, di abilità o salvezza, anche dopo aver visto il risultato del dado. Cioè raga, privilegio fortissimo. Possiamo decidere anche dopo aver visto il risultato l'aggiunta dell'ottimissimo D4. Raga, io l'autognomo mi sento di consigliarvelo per tutte le classi. Gli unici privilegi che potrebbero non essere ottimali sono la classe armatura, che comunque ho già puntualizzato, e il fatto che siamo di taglia piccola e quindi non possiamo utilizzare con efficacia le armi pesanti. Tuttavia, visto tutto il resto che ci dà, prendetelo, che se vi piace fate comunque una scelta top. Tra l'altro, se volete uno spunto di narrazione su come giocare a un autognomo, potete recuperare la mia build sul necromante. Vedetevela tutta che ci ho inserito diversi rimandi. E con questo raga il video è finito. Se vi iscrivete al canale voi non vi perdete i prossimi video a tema D&D e noi ci possiamo vedere la prossima settimana. Ciao!